C'è una parola, un nome che vuol dire forza, ma quest'oggi scopriremo che vuol dire anche amore infinito. Questo nome è Vigor e oggi di forza e di infinito amore ci parla Federica Lisi Bovolenta. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovata. Federica, allora facciamo un passo indietro. Ci racconti chi era Vigor? Ma Vigor Bovolenta prima di tutto era una grande persona. Un uomo molto altruista, buono, corretto, e un grande professionista nel suo lavoro, nella pallavolo. Era un papà presente e un marito presente. E la cosa che ha lasciato il segno è sinceramente, è proprio semplicemente il suo grande cuore. Un cuore che ancora adesso, a distanza di tempo, si fa sentire. Era il 24 marzo del 2012 quando il suo cuore ha smesso di battere. Il 24 marzo del 2012 lui va a giocare una partita e il suo cuore smette di battere. Succede che si sente male e in campo fa il passaggio nella vita felice, no? Ma si sente, cioè il suono del battito del cuore relativamente poi ha smesso. E da là è inevitabile che noi che siamo rimasti qua abbiamo e stiamo percorrendo un'altra strada. Ma tu parli di un noi perché non sei solo in questo, perché no, la vita di Vigor scorre oltre che attraverso le tue vene, ma anche nel sangue dei tuoi figli, oggi sono cinque. La tua ciurma. La mia ciurma è composta da Alessandro che ha 14 anni, Arianna che ha 10, ho le gemelle Angelica e Aurora che fanno gli 8 anni a gennaio ed Andrea che ne ha fatti 6 il 30 ottobre. Tu, considerando la tua famiglia, considerando la tua ciurma come la chiami, hai trovato un coraggio, una forza incredibile per rialzarti dopo questa esperienza, tant'è che nel 2017 è arrivato anche un riconoscimento al tuo coraggio, il premio Santa Rita. Allora riviviamo insieme quei momenti. Eccola lì la tua ciurma con te, sempre, sempre presente. In loro come hai trovato la forza di andare avanti? Allora, loro sono il più grande, Alessandro più, ormai grandicello, ma insomma sono piccoletti, allora, ancora gli altri. Quando è successo di Bovo la mia ciurma era molto piccola. Allora avevo 7 anni Ale, 3 Arianna, 1 anno le gemelle ed Andrea. Incinta. Ed ero incinta di Andrea, che me ne sono resa conto una settimana dopo che lui se n'è andato. E premetto che i miei primi 4 figli sono arrivati grazie all'aiuto della medicina, perché li ho avuti con la fecondazione assistita. Andrea è stato la bomba di amore che è arrivata a casa nostra, perché Andrea è arrivato naturalmente. E la forza secondo me ce l'abbiamo tutti. Momenti di difficoltà arrivano, non è per forza una tragedia, ma può essere un momento di difficoltà lavorativo o qualsiasi altra cosa. Ci dobbiamo rendere conto che stiamo facendo una partita. Io dico una partita perché poi, giocando anch'io a pallavolo, essendo esatto, un ex pallavolista, e noi stiamo qua per vivercela, no? E per giocarcela. E ci sono cioè la morte poi è un passaggio, non è un addio, no? È un proseguimento. E quando succede, ovviamente uno non sta bene, però poi dai un senso. E il senso della vita lo trovi nel viverla. Anche perché hai dovuto pure aiutare i tuoi figli, immagino, a superare. Forse non hai avuto neanche troppo tempo per te. Perché non hai avuto tanto tempo, perché poi vieni travolto da tante cose, incinta di Andrea, 4 figli piccoli. Però la spinta ce l'hai, perché ti fermi un secondo e dici: se sto qua forse qualcosa devo fare.
è quello che sto facendo, sto vivendo, sono felice, ma non perché io dimentico, o se uno va avanti vuol dire che stai sulla strada giusta. Anzi, proprio perché non dimentichi. Ma perché non dimentichi, perché l'amore è un qualcosa che rimane, si trasforma, lo puoi provare per altre persone, però penso che è inevitabile e normale farlo. Fai degli spettacoli, fai degli eventi, ti svegli la mattina alle 5:20 che c'hai una ciurma da preparare e da portare a scuola e vai. E questo per me è un qualcosa di unico. Cioè, noi siamo qua ed è un momento che se non lo vivi a 360 gradi e non vivi questa emozione, poi non ritorna. Quindi queste emozioni vanno prese e vissute. Vanno morse insieme. Vanno morse. Hai nominato, sì, Federica, eventi e spettacoli. C'è uno spettacolo nato da un incontro di due donne. Quando si incontrano le donne succede veramente qualsiasi cosa. Io e lei è proprio uno spettacolo che state portando in giro. Vediamone un estratto. Avevo seguito le Olimpiadi di Atlanta 1996. Lui aveva giocato le ultime partite con una maschera sulla faccia a proteggergli il naso rotto. Non so se mi sembrava più un supereroe o d'un cucciolo. Il numero 16 della nazionale. Chi l'avrebbe mai detto che dal vivo mi avrebbe provocato un tale senso di vertigine? Soprattutto non avrei mai immaginato che ci sarei uscita insieme. Ti amo, mi dice invece. Amo te, come non ho fatto in fondo, con nessuno. Resta qui un secondo, resta qui un secondo. Amo te, come non ho fatto in fondo, con nessuno. Resta qui un secondo, se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno. Quel po' di te che si nutre un po' da me, non sei la preda e se poi non l'ascolto e... Oh, sei un piccolo fiore. Abbiamo parlato di incontro di donne, allora diamo il benvenuto a Pia Tuccitto. Buongiorno. Cantautrice. Una cantautrice, un'ex pallavolista, è una storia che si intreccia in un modo curioso. Te hai lavorato per tanto tempo con grandissimi nomi della musica, una collaborazione decennale con Vasco Rossi, Irene Grandi, Patti Pravo. A un certo punto però incontri Federica. Che è successo? Niente, l'ho incontrata da Red Ronnie, che è un mio carissimo amico, e presentavo un mio singolo, My Radio, diversi anni fa, e mi disse che eravamo in due quella sera lì, c'era Federica Lisi, Bovolenta. Niente, gli ho scambiato, gli ho detto, guarda, io canto, ti do il mio CD, lei ti do il mio libro. Io di solito non leggo romanzi assolutamente perché mi annoiano in generale, io leggo tutta roba di archeologia, roba un po' pesante, di storia. E cosa ti ha spinto ad aprire quel libro? Non lo so, l'avevo sopra il letto e mi diceva, leggimi, ho detto, boh, ho detto, non lo so, siccome sono anche un po' particolare, l'ho preso, l'ho letto, ho pianto un sacco. Mi sono proprio calata nel personaggio, l'ho chiamata e da lì ci siamo incontrati, mi ha fatto conoscere la sua famiglia. In macchina un giorno mi ha detto, facciamo qualcosa insieme. Io ho detto, hai sentito le mie canzoni? No. Allora, sei proprio una... Non ho detto le parolacce. Dovevate essere pari. Una legge i libri, l'altra ascolta le canzoni. Però non è scontato che da un'intesa che poi nasce evidentemente, nasca proprio un progetto comune, io e lei. Ma allora, io parto dal presupposto che niente è per caso, nulla è per caso, e quando succedono queste cose è perché c'è un senso, devi fare qualcosa. E io e lei ci siamo incontrate perché forse dobbiamo dire qualcosa, che forse singolarmente l'avremmo detta e la dicevamo, ma insieme c'è questa bomba di messaggio che è un qualcosa, ma è impressionante come veramente due donne molto diverse, cioè muore bionda, alta e bassa. Infatti, anche guardandovi. Guarda perché è troppo alta.
No, guarda, la cosa bella è che la cosa bella del nostro incontro è che ti fa capire che siamo tutti quanti nella stessa barca. E quella partita che ti dicevo prima, o quel percorso che dobbiamo fare, la strada è uguale per tutti, no? E ci siamo resi conto che il mio passato e il suo passato si intrecciavano, perché poi le canzoni... Le canzoni sono 3 minuti che racchiudono un'emozione di una storia, quindi... Infatti la prima storia, la prima lettura che avete fatto parlava di una morte, capito? Quindi io l'ho racchiusa in una canzone, in 3 minuti. Quindi fare un libro, scrivere una canzone, poi il senso poi è lo stesso. Tutto sommato la matrice è la stessa, sì. Cambiano magari le forme di espressione, però poi esatto, quello che c'è sotto è quello che riesce a uscire. Cioè è l'emozione che andiamo a toccare con Io e Lei, che è poi il nome dello spettacolo che stiamo portando, le emozioni che sono il dolore. Perché poi era un po', fa parte della vita, no? Però subentra poi la forza, il coraggio, l'amore che ti spinge ad andare avanti. E andiamo a toccare quelle corde che di solito uno forse si nasconde perché ha paura, no? Di vedere e di sentire. E noi andiamo là che attraverso... Sono anche cose felici, non è le che parole, è no, è sicuramente, è emozionante, è l'emozione, non è commovente il nostro spettacolo. E allora Federica, continuiamo a emozionarci, vogliamo vedere un altro pezzetto, Io e Lei. Mi viene da urlare e da piangere. Lì fuori non ci sono ancora i miei familiari. Ci sono gli amici, ma nessuno ora può dirmi niente. Nessuno può fare niente. Ma adesso devo prendere confidenza con tutto il resto. Ossia... La cosa più lontana che c'è da un abbraccio d'amore. La cosa più lontana dalla felicità, dalla vita e da me. La morte di Bobo. Ti aspetto e sei già sparito. Ti aspetto e mi manca il respiro. Ti aspetto, ma dove sei finito? Ti aspetterò mentre incrocio le dita. Forse stai tornando, forse sto piangendo, ti aspetterò ed io come mi sento. Quando si parla, quando si canta col cuore, si toccano, come dicevi te prima Federica, corde altrui. Che riscontro avete avuto con questo spettacolo? Un grazie della gente, ed è la cosa secondo me più bella che quando sei sul palco e racconti e ti metti a nudo, no? Perché poi alla fine io leggo la mia vita e Pia canta la sua vita. E quando poi la gente si alza e dice grazie, secondo me un grazie delle persone anche che non conosci ti riempie. E così e da due siamo diventati in parecchi, perché poi il riscontro è bello, emozionante anche per noi. C'è un messaggio che vi eravate proposti all'inizio di questa avventura insieme di portare al vostro pubblico? Il messaggio è talmente chiaro che non c'è bisogno neanche di pensarlo, perché... Le letture sono trasparenti, le canzoni più trasparenti di così non si muore, diciamo, fra virgolette, e quindi è rock and roll. E da questo, Federica, riesce anche a venire fuori lo spessore di un ricordo di una persona che non solo per te particolarmente, naturalmente essendo stato il tuo Vigor, ma era anche il Vigor di tante persone che tanti hanno conosciuto, che tanti hanno amato, che faceva parte di quella generazione di fenomeni che ancora ricordiamo quando giocavano con Velasco, e che arriva anche nei cuori delle persone che forse hanno anche proprio il piacere di rivivere attraverso le tue parole. Ma sì, perché poi alla fine, guarda, è uno spettacolo che racconta il passato, però è uno spettacolo che vede il futuro. Questo lo sottolineo. Cioè noi sul palco, parlo un po' per quanto mi riguarda, poi ovviamente è tutto intrecciato con Pia, ma io vado a raccontare una storia, ma il fine di questa storia è che io sto andando avanti così come vi vedete in rock and roll, no? Ed è quello il messaggio che io personalmente spero che arrivi alla gente. Cioè il grazie, nonna, povera,
che sfiga, no? Io ti dico che esci fuori quel grazie e dice: Madonna, se ce la fa lei con 5 figli, non ce la faccio io? Allora, visto che ce l'hai detto, vogliamo emozionarci, vi abbiamo qua, quindi non possiamo non farvi esibire proprio in questo istante. Allora io vi prego di alzarvi, a Federica di raggiungere il leggio e a Pia di guadagnare il palco. Io e lei. Non piangete per me che mi chiamavo Vigor. Vigor vuol dire forza e io ero forte. Ce ne vuole, sapete, per non perdersi mai d'animo. Dentro un palazzetto dello sport pieno di tifosi che non puoi deludere. Come per le strade di un destino che non puoi evitare. Oggi vi dico una cosa. Di tutti i peccati della psicologia, il più mortale è l'indifferenza verso la bellezza. Quando mi sono sentito male, accidenti, stavo facendo quello che più mi rendeva felice. Giocavo a volley con i miei amici e compagni. La vita non è niente senza l'amicizia. Sono andato in battute e toccava a me. Allora ho preso la palla con le due mani e l'ho fatta roteare su se stessa come una trottola. Poi l'ho fatta rimbalzare 2 o 3 volte sul parquet, i miei gesti di sempre. Poi ho gettato via la palla e ho chiesto aiuto. Me ne vergogno un po', ma devo aver mormorato una roba non da me, tipo mi gira la testa, cado. Dopo mi è rimasto il buio negli occhi. Non mi hanno salvato, ma se c'è una cosa che non sopporto è che io quella battuta non sono riuscita a farla, mannaggia la miseria. Quello che mi dispiace tantissimo è che Alessandro, Arianna, Angelica, Aurora, Andrea dovranno crescere senza il loro papà. Vorrei però che un giorno spiegassero loro una cosa, che il mio cuore era così veloce, ma così veloce, che ha seminato tutti gli altri cuori nella salita verso il paradiso dei pallavolisti. Non volevo smettere io e ho vinto io, perché non ho smesso neppure di fronte all'ultima sirena. Non piangete per me che mi chiamavo Vigor. Vigor vuol dire forza. Noi non ci lasceremo mai. Ho bisogno di una carezza. Fammene una. Fammela te. Ho bisogno di fumarmi una sigaretta. Scusa per farti innamorare, se ti lasciassi andare, cadresti su di me. E che dal 7 aprile sei il mio segno preferito. Sei il mio pensiero preferito, il mio numero preferito. E non è per gioco che ho voglia di sposarti. Se tu volessi amarmi, cadresti su di me, su di me. Buongiorno amore, ho bisogno di una maglietta, dammene una, dammela te. E non è una scusa per avere il tuo profumo, se ti lasciassi andare, se ti lasciassi andare. E
sai che dal 7 aprile sei il mio numero preferito, oppure non l'hai capito. Se tu volessi me, cadresti su di me. Tuccitto e Federica Lisi Bovolenta, venite, venite qua, una da una parte, una dall'altra, eccoci qua. Noi vi ringraziamo per essere state con noi, per averci portato dentro io e lei. Se qualcuno volesse saperne un po' di più, avete un sito di riferimento? Un sito, piatuccitto.net. Volevo ringraziare i miei musicisti, Luca Longhini, Stefano Peretto e Giorgio Santisi, e la Giorgi, la mia Giorgi. Ma voi due mi sembra che non siate persone che a un certo punto si fermano lì, avete qualcos'altro che bolle in pentola? Ma noi siamo imprevedibili, due donne insieme sono imprevedibili. Il disco in uscita, lo spettacolo, la colonna sonora, robe, l'ho intrigata nei miei. Insomma, tocca tenervi sott'occhio. Allora, grazie ancora, Pia Tuccitto, Federica Lisi, Bovolenta. Diamo un saluto anche ad Alessandro, Aurora, Alessandra, Angelica. Diana, Angelica, Aurora, Andrea, saluto tutti quanti, veramente, un bacio grande. Grazie ancora. Ciao. Per essere state con noi. Grazie, noi torniamo fra pochissimo, dopo la pubblicità. Grazie Federica. Ciao, grazie Pia. Ciao.